Mimose Time, Mimose Time è cominciata l'estate e c'è una bellissima novità, nel senso che anche quest'estate appunto ci saranno un bel po' di eventi che sto organizzando e che tranquillamente, insomma, voi potrete anche partecipare, qui potete partecipare e venire. Il primo è in assoluto quello importante del 12-13 luglio, che è il VIP Master Tennis a Milano Marittima. Milano Marittima è una località pazzesca, fantastica. Io insomma sono abituata, insomma, 30-40 anni ormai a Rimini, però anche Milano Marittima è assolutamente fantastica. E ho intervistato proprio il patron del VIP Master Tennis, che quest'anno si terrà il 12-13 luglio, e mi ha raccontato, insomma, che dopo 29 anni di presenze il VIP Master è sempre sempre importantissimo e raccoglie presenze pazzesche di VIPs. E insomma, lui è Mario Baldassarri. Mario Baldassarri è famosissimo, ma voi magari lo conoscete un po' di più questo cognome perché suo figlio, che è comunque lui, gestisce da tanti anni il mitico bagno, insomma, il bagno Paparazzi, quindi potete immaginare, insomma, Patrick è stato il compagno di Valeria Marini, hanno fatto insieme anche Temptation Island e devo dire che ancora quest'anno vogliono ripetere il successo degli anni precedenti. L'anno scorso sono stati veramente dei giorni pazzeschi perché c'erano più di 5.000 persone sugli spalti del foro dove si sono esibiti i VIP, cantanti, insomma, personaggi dello spettacolo, della cultura e tra l'altro anche Sgarbi, che magari non sono bravissimi a far tennis, però comunque hanno fatto delle giornate pazzesche, comunque di divertimento, e il pubblico che ha assistito, insomma, si è divertito veramente tanto. Quindi io ho intervistato Mario, adesso vi faccio sentire l'intervista, così ci facciamo anche un'idea di quello che è stata la conferenza stampa, perché questa è l'intervista dopo la conferenza stampa. Ascoltiamolo. Allora Mario, tu da quanti anni è che organizzi questo mitico VIP Master Tennis? Siamo arrivati al 29° anno. Caspita, 29 anni già. Una cosa incredibile, io pensavo di farlo un anno e ogni anno pensavo che fosse l'ultimo e sono arrivato ai 29, che è incredibile. È incredibile. Sembra ieri che ho iniziato, che poi ho iniziato in modo naturale, come una pianta. Cioè, eravamo lì che giocavamo a tennis con Caprini, che allora era in auge, Sciacchi, Chiambretti. Io la sera giocavamo verso le 19, così, e pian piano ci vedevano e veniva sempre un sacco di gente. E allora decidemmo, ho detto, vabbè, cerchiamo di fare una cosa fatta bene, ne chiamiamo degli altri e poi organizziamo un vero torneo, in modo che i turisti, io ero presidente dell'ASCOM allora, quindi ho commercio. Quindi l'ho fatto anche per quel motivo lì, per cercare di portare gente nuova, personaggi conosciuti a Milano Marittima, per creare una tendenza che poi è riuscitissima e da quel giorno lì calciatori, attori, cantanti, politici sono venuti da Alberto di Monaco, Principe, fino a tantissimi altri personaggi che può vedere anche sul mio sito, che Certo. c'è un po' tutta la rassegna stampa e la storia del torneo. Ma tra l'altro, allora diciamo che i VIP sono anche bravi a giocare a tennis. No, no, Ah! assolutamente, cioè ce n'è qualcuno che è bravo, ma pochissimi, cioè praticamente faccio due cose, promuovo Milano Marittima portandoli qui, che girano per la città, vanno nei locali, tutto quanto, e nello stesso tempo anche il tennis, perché gente che assolutamente non ha mai preso la racchetta in mano, come Certo. Sgarbi, come Banfi, come Marini, Arcuri, io li metto a rete in un doppio e devono stare solo appoggiati alla rete con la racchetta alta, e due che dalla Schiavone alla Pennetta che sono venuti giocano Pietrangeli, Barazzutti, Ah, beh. giocano loro due picchiando forte. E poi ogni tanto danno la palla facile proprio sulla racchetta da chiudere il punto a quelli che non hanno mai giocato e Certo. vengono fuori delle cose molto belle. È molto difficile e complicato metterli in campo perché ci deve essere comunque sia l'agonismo che la novità del personaggio che riesce a prendere la palla perché poi gliela danno, ecco. Eh sì. Però il tifo fa cioè, è tutto dei turisti, è tutto per questo.
lì che non sa giocare. E quindi dopo facciamo anche magari una partita di singolo tra i due campioni veri. Sì, questo è molto importante anche per far vedere il tennis veramente che cos'è. Certo, bisogna fare vedere, io guardo il pubblico. Sì. Guardando il pubblico ho lo specchio esatto di quello che vogliono e di quello che non vogliono. Si vede subito quando sono allegri, quando sono presi. Poi alla fine faccio entrare tutti in campo, è una festa. È una festa, perché infatti a poi alla fine diventa una festa, sono due giorni di festa alla fine. Sì, poi andiamo a fare dopo i buffet, sì, in discoteca, in albergo, in spiaggia, il sabato facciamo buffet in spiaggia, paparazzi, in modo che possano vederli tutti i turisti, insomma. È una cosa certo. Che è riuscita, difficilissima, perché non è facile, bisogna tenere sempre l'attenzione perché noi abbiamo un pubblico molto esigente qui da noi, no? E vengono, è pieno tutto, però ci vogliono personaggi come fare l'arbitro Chiambretti, come fare delle cose così, allora ridono, si divertono. Cioè non è che si divertono con poco, bisogna veramente... Bisogna organizzare. Sì, e preparare delle cose che vadano bene, tra l'altro sono venuti... Quasi tutti gli anni vengono per i Mediaset della Rai, Nemo ha ripreso già da due anni, dopo la fa vedere in settembre sul programma, è venuto Scherzi a Parte e tantissime altre televisioni, in più c'è la diretta con due televisioni regionali. Certo, e quali sono i VIP che hai incontrato in questi anni che sono veramente felici ogni volta di venire a partecipare? Amici proprio, a Sacchi che è praticamente un collaboratore, Rigo Sacchi, a Pietrangeli, a Gilette, a Cambretti, cioè sono persone con le quali ho un rapporto direi quasi quotidiano, ecco, quindi ne parlo sempre, perché dopo quando vado nelle varie tribune con Sacchi, che rivedo tanti personaggi di volta in volta in tutta Italia, dove andiamo, perché questa sera siamo a Cesena, che c'è Inghilterra e Romania, sì. E ci saranno tantissimi personaggi legati al calcio, e poi ho finito la settimana scorsa il campionato italiano di tennis per il calciatore di Serie A, quindi facciamo delle cose molto interessanti. Eh sì, infatti sono veramente stata un'intervista al volo, però molto, molto carina, molto simpatica, e quindi vi ripeto che ci saremo anche noi come Condominio dell'Arte al VIP Master Tennis di Milano Marittima. Prima al telefono avevo proprio il patron, che è Mario Baldassarri, e insomma è mitico, mitico come era la Romagna. La Romagna insomma è il divertimento, è la vita, la positività, la solarità, e quindi anche questo è un gioco, è un momento per trovarsi, e tanti VIP veramente si divertono ed è un modo appunto anche per il pubblico di condividere queste due giornate in compagnia dei VIP. Allora io vi do appuntamento al 12-13 di luglio a Milano Marittima, e poi comunque noi abbiamo il grosso evento invece come il Made in Italy, la nostra passione, il format che ho creato l'anno scorso e tra l'altro che stiamo portando avanti veramente molto bene con il Condominio dell'Arte, e saremo a Gaeta. A Gaeta 26-27 luglio ci saranno due giornate stratosferiche con spettacolo, musica e il convegno sul turismo con tante tante autorità. Intanto l'appuntamento è per il 12 e 13 luglio al VIP Master Tennis. Aspettatevi le mie incursioni con dirette, Facebook, insomma tutto ciò che riguarda i nostri amatissimi VIP al VIP Master Tennis di Milano Marittima. Ciao!